Sì, hanno giocato bene i ragazzi, sentivano questa partita importante per noi e sono riusciti a trasformare la normale tensione che c'è in gara in una buona prestazione, considerando che onestamente abbiamo subito un tiro in porta e abbiamo preso un rigore contro, per il resto è sembrata una partita che abbiamo meritato di vincere, onestamente. Nei pensieri c'è più il secondo posto che garantirebbe un miglior posizionamento in griglia playoff, oppure c'è già nel mirino il primo? Ma noi sappiamo che l'obiettivo è provare a far bene tutte le partite. Adesso ne mancano 5, come dicevo prima, quando ne mancavano 9, noi dobbiamo fare ogni serata, un pomeriggio, una finale. Abbiamo vinto un'altra finale, ce ne mancano 5. Poi, dopo che abbiamo fatto 5 partite, 5 finali, se l'Altarese, il Bardineto o lo Speranza sono davanti a noi, vuol dire che hanno fatto un gran campionato. Volendo essere perfezionisti, c'è ancora qualcosa da migliorare in questa Sanremese o ha già raggiunto il grado di qualità che ha richiesto? No, c'è sempre da migliorare, c'è sempre da imparare, c'è sempre da applicarsi, sia gli allenatori che i giocatori, i dirigenti, non c'è mai un momento dove non c'è da imparare, c'è da imparare sempre da tutte le parti e sicuramente io e i miei giocatori e la mia società dovranno migliorare sempre di giorno in giorno. Beh, la Sanremese è una squadra, non lo sapevamo, una partita difficile, una partita, loro sono in gran forma, giocano bene, io ho tanti infortuni, problemi a livello di organico e sono venuto qua in condizioni con troppe assenze e troppi problemi di squadra. Nonostante tutto, la Sanremese non è niente da dire, è una partita, hanno fatto la partita che dovevano fare in casa e niente, non c'è niente da recriminare, niente da, forse qualche errore arbitrale, però poi ci sta tutto. Il risultato è giusto così. Ora mancano solo 4 giornate per voi alla fine del campionato. Come vede questa volata a 3 fra Sanremese, Bardineto e Altarese? Ma secondo me la Sanremese in queste condizioni qua può ancora andare a vincere il campionato, secondo la mia interpretazione. Noi adesso abbiamo tutte le partite sulla carta che puoi vincerle, noi arriviamo al fondo e poi vediamo cosa fare. Secondo me l'Altarese non ha l'organico della Sanremese di adesso, in questo momento qua, in assoluto. Abbiamo giocato domenica, sono un po' sulle gambe, loro invece camminano. Secondo me in questo momento è la squadra più forte della Sanremese. Sicuramente noi abbiamo fatto un'ottima partita, già nel primo tempo comunque abbiamo imposto il nostro gioco, l'abbiamo messi sotto nonostante comunque il campo era ai limiti della praticabilità. Penso che dopo questa netta vittoria e dopo aver vinto ad Altare abbiamo dimostrato che ad oggi siamo la squadra più forte in questo campionato, peccato solo essere partiti un pochino in ritardo. 5 partite alla fine, la Sanremese dove può arrivare? Soltanto al secondo posto che vi permetterebbe un posizionamento migliore in griglia playoff, oppure si può anche pensare di aspirare al primo? Ma diciamo che a questo punto non dipende da noi. Noi vediamo di fare 15 punti in queste 5 partite. Poi da sopra, se avranno qualche sgambetto, noi saremo alla finestra. Dal suo avvento nella dirigenza della Sanremese, con l'arrivo di Fabrizio Gatti, la squadra ha completamente cambiato fisionomia. Sì, siamo partiti sicuramente male, poi abbiamo dovuto fare dei cambi, abbiamo un po' ampliato la rosa e adesso i risultati si vedono, grazie sicuramente all'apporto di Fabrizio che ha dato veramente un'impronta a questa squadra e anche all'aiuto di alcuni giocatori scesi di categoria che poi in queste partite soprattutto si fanno vedere. Questa sera al Comunale si è respirata un'aria di altra categoria. Beh sì, tenendo conto che abbiamo giocato con i primi in classifica, obiettivamente abbiamo dimostrato di essere sul campo superiori. Abbiamo incontrato anche 4 domeniche fa l'Altarese, che è l'altra prima in classifica. Ad Altare abbiamo vinto 2-0, quindi sicuramente la squadra in questo momento più in forma siamo noi. Purtroppo mancano 6 punti alla vetta, quindi è difficile. Ci proveremo, se no ci giocheremo i playoff. Ovviamente c'è tanta attenzione e tanta speranza per questo finale di campionato, ma il futuro, quello che verrà quest'estate, è nella mente dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori. Cosa succederà? Beh, questa è una domanda difficile. Nei nostri progetti la Sanremese
da agosto incomincerà col settore giovanile, che in questo momento non abbiamo. E ci sarà un progetto molto importante, perché rincominceremo a fare quel settore giovanile che ha dato lustro a tanti giocatori che adesso si trovano in categorie superiori. E per quanto riguarda la prima squadra, ci auguriamo di essere in prima categoria e di fare una squadra per puntare sicuramente alla vetta del campionato. Vincere il campionato è sempre difficile, però l'obiettivo sicuramente, quando sono entrato nella società, era quello di arrivare in 2 anni in promozione. Se quest'anno superiamo questo gradino, il prossimo gradino sarà la vittoria della prima categoria. Qualcuno auspicava l'unione delle forze fra alcune delle realtà calcistiche sanremesi. Beh, Sanremese e Calling Boys è un po', non so, come Juve e Torino. Non so se potessero far mai una fusione Juventus e Torino, però nella vita non si sa mai. Che margini, che probabilità e che rapporti ci sono fra le due società? No, i rapporti sono buonissimi. La Calling Boys ha un progetto molto serio, è una società strutturata. Ha la fortuna di avere una struttura come Pian di Poma dove poter fare del calcio. Noi non abbiamo quella fortuna. Chiaramente ci stiamo impegnando, ci siamo impegnati anche con l'amministrazione per cercare di prendere la gestione del comunale. È una cosa molto difficile. Ci auguriamo che almeno i risultati sportivi portino un pochettino di attenzione a questa società che sta nascendo e quindi merita di avere un po' di supporto dal comune. Un messaggio per concludere di distensione verso i tifosi, col quali c'è stato uno scambio di comunicati stampa abbastanza duro, abbastanza diretto. Sì, è stata una settimana dove abbiamo avuto degli scambi di vedute, però ci siamo già chiariti e la dimostrazione è stata stasera, perché c'era un tifo che in queste categorie era a vedere obiettivamente, forse anche in prima categoria in promozione. E quindi a me fa piacere, perché vuol dire che hanno capito che le intenzioni della società sono intenzioni serie e che mirano a fare un progetto serio per il futuro.